È in ginocchio il Golfo di Policastro ed in modo particolare i comuni di Vibonati, Santa Marina e Ispani, dove una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nel corso della notte, costringendo i sindaci ad interventi dei vigili del fuoco ad ordinanze di sgombero per diverse famiglie. A Vibonati la situazione più grave riguarda una frana nel centro del comune guidato dal sindaco Franco Brusco, preoccupato per i ponti e per la strada che porta all'impianto di depurazione che ha ceduto. Acqua, detriti, fango hanno invaso tutto. Anche la Coldiretti testimonia attraverso video e foto una situazione davvero difficile a sud di Salerno. Nel comune di Santa Marina è presto per definire la stima dei danni, ma il sindaco Giovanni Fortunato, che ha aperto il cineteatro per accogliere gli sfollati, ha firmato un'ordinanza di sgombero per 40 famiglie. Nel frattempo ha scritto alla presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere lo stato di calamità. Acqua arrivava, i piani seminterrati sono completamente allagati, quindi tutti i beni, le cose delle persone sono state distrutte, ma anche il piano terra, alcune abitazioni erano almeno di un metro, quindi con un pericolo alla vita delle persone. Siamo riusciti a intervenire e quindi abbiamo messo anche a disposizione, che non aveva la possibilità di andare a un'altra abitazione, abbiamo aperto il cineteatro e la delegazione a disposizione per accoglierle momentaneamente, tant'è che adesso stiamo provvedendo a mettere a disposizione un albergo o delle abitazioni per le persone che non hanno la possibilità di andare ad un'altra parte. Quindi abbiamo scongiurato, la cosa importante, abbiamo scongiurato il danno fisico alle persone che poteva succedere per quello che è successo, frane, smottamenti, allagamenti, e quindi la nota positiva che ancora fortunatamente, e spero che si calma, il tempo diventerà clemente, non ci saranno e non ci sono state, non ci saranno, diciamo, danni alle persone, alle vite umane. Satare era completamente allagata, ad oggi ci troviamo in una situazione di sotto controllo, come si suol dire, ma abbiamo molte criticità, strade interrotte, abitazioni isolate, e quindi stiamo organizzando con l'ufficio tecnico, con la protezione, con i vigili del fuoco e con la protezione civile regionale, che stanno arrivando con aiuti di mezzi e di persone, stiamo facendo un piano per intervenire subito e risolvere il problema dell'allagamento dei piani seminterrati e piano terra della maggior parte della fascia a mare.